Presidente Sospiri, il Consiglio regionale protagonista di questo nuovo corso dei cammini in Abruzzo, oggi abbiamo presentato il cammino di Celestino. L'ennesimo, a dimostrazione che in realtà eravamo pronti per lanciare questa infrastruttura culturale, turistica, spirituale di grande attrazione territoriale. Cammino di Celestino chiaramente muove il racconto di un'altra storia importantissima del continente europeo e ci dà la possibilità di agganciarci su Roma, che è il centro del mondo, dove arriva il mondo, e portare e convincere il mondo, una parte di esso, a venire a conoscere la nostra regione, a camminare tra Transumanza, Celestino, Briganti, Cavalieri. Pensate, il cammino di Celestino arriva fino a Vieste, quindi vuol dire che a un certo punto incrocia Ortona, e d'Ortona potrebbe decidere il camminatore invece di andare sulla costa dei Trabocchi. Oppure risalire lungo i cammini della Transumanza e dei Pastori fino a giungere sulle Puglie. È un dato importantissimo. Cercheremo di infrastrutturare questi cammini, ovvero renderli il più possibile agevoli e riconoscibili nelle forme di accoglienza, nei punti da raggiungere, e cogliere l'opportunità dei fondi presenti nel Piano Nazionale di Resilienza e Rinascita, che hanno uno stanziamento su questo. Chiaramente, oltre che alla regione Abruzzo, c'è anche il Parco Nazionale della Maiella, questo aiuta molto nella nostra offerta.